Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video dal Computex 2023. Oggi siamo allo stand di Gigabyte, ma in questo caso in realtà non è proprio uno stand perché non è all'interno della fiera, è più una sorta di suite sala gigantesca. Le novità annunciate dopo il CES non sono tantissime, ma ci sono alcune chicche che sono interessanti, quindi ci tengo a farvele vedere. Direi di partire dalle schede madri perché sono stati annunciati due nuovi modelli, sempre Z790, ma questa volta Aorus Master X, quindi abbiamo una X in più, e Aorus Extreme X. Dal punto di vista tecnologico sono molto simili alle Z790 che abbiamo già conosciuto, ma hanno un paio di modifiche che secondo me le rendono molto molto comode. Partiamo dalla Aorus Master X, che è praticamente identica, ma abbiamo un nuovo sistema di sgancio e aggancio per quanto riguarda tutta la parte di dissipazione degli SSD NVMe e delle coperture per gli slot PCI Express. In questo caso decisamente più comoda rispetto alle classiche che hanno di solito 3, 4, 5, 6 viti a cui siamo abituati. Semplicemente con un click e la levetta possiamo toglierle, installare i nostri SSD e riposizionarla. Lo stesso vale per la copertura di questa SSD NVMe, che è decisamente importante. Infatti, come potete vedere, ha un dissipatore molto molto importante, perché gli SSD, soprattutto PCI Express 5.0, tendono a scaldare veramente tanto. Comunque devo dire che questo sistema era ora che lo implementassero, che ormai l'abbiamo già visto utilizzato in diverse schede madri per bloccare gli SSD in sé, ma mai per bloccare effettivamente gli heatsink o le coperture. E devo dire che è veramente comodo, anche perché quelle viti sono sempre super piccole e tendono a cadere, se non avete un cacciavite magnetico in ogni caso possono scivolare lo stesso, magari le mettiamo leggermente storte. Diciamo che in questo caso è veramente semplice e fa piacere averlo, soprattutto su schede madri di questa fascia, che comunque hanno un costo decisamente importante. Se vogliamo fare gli sbruffoni all'infinito e avere una cosa che è non overkill, ma è proprio il livello dopo dell'overkill, ovviamente parliamo della Aorus Extreme X. Come abbiamo visto per la Master, abbiamo sempre lo stesso sistema di blocco e sblocco con la clip, ma questa volta abbiamo anche un tasto di sicurezza. Lo rende un po' più complicato, diciamo, da aprire, ma niente di esagerato. Altra cosa interessante, come avete visto, quando l'ho tolto si sono spenti i LED. Infatti non abbiamo nessun cavo nella parte posteriore, ma c'è semplicemente questo connettore magnetico che, una volta posizionato correttamente, chiude la connessione e si abilita l'RGB. Questo è veramente carino, anche per evitare altri cavi che possono andare in mezzo, rompersi, scaldarsi, sciogliersi o altro. Sempre parlando invece di dissipazione per gli SSD, qua siamo all'estremo, perché abbiamo un heatsink con heatpipes che permettono di dissipare il calore del nostro SSD. In questo caso è ovviamente portato all'estremo, ma devo dire che dal punto di vista estetico non è neanche male. L'unico problema che ho trovato di questo dissipatore è che è solo leggermente lasco. Non dovrebbe essere un grosso problema fino a quando fa bene contatto con l'SSD, però probabilmente in questo caso con le viti sarebbe stato meglio, o magari è semplicemente un difetto di questa demo. Altra cosa, ovviamente per essere super estrema, non poteva mancare un display LCD che abbiamo nella parte posteriore, e questo possiamo utilizzarlo per mostrare temperature, velocità delle ventole o tanto altro, perché mi è stato detto che è possibile controllarlo tranquillamente da Windows e usarlo come se fosse un'uscita. Quindi, volendo, potete anche guardarvi Netflix mentre giocate, anche se è in verticale. Vabbè, potete mettervi un video di YouTube o guardarvi TikTok mentre giocate dentro il case. Fate quello che volete, non lo so. Cioè, è overkill, ve l'ho detto, è esagerato, però ci sta. Qui invece abbiamo la nuova versione del Aero 14, interamente realizzato in alluminio, veramente bella la qualità costruttiva, anche molto 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 leggero. La versione da 14, se non sbaglio, è 1,49 kg per la precisione, ed è sottile 1,07 cm una volta chiuso. Ha un display OLED da 2800x1400, è possibile configurarlo fino al 13700H per quanto riguarda la CPU e 4050 per quanto riguarda la GPU. Nella versione più grande abbiamo uno schermo 4K OLED, e per quanto riguarda le componenti possiamo metterci fino a un 13900H e una 4070. E invece, spostandoci un po' più a destra, abbiamo questo che è in anteprima, la Aorus 16. La prima volta per Gigabyte che realizzano un laptop da gaming con questa dimensione, 16 pollici con un form factor di 16 decimi, quindi leggermente più alto. Per quanto riguarda le componenti possiamo montarci fino a un 13700H e 4070. Ma cosa importante,
con un max TDP di 140 watt solo per la GPU, quindi possiamo sfruttarla al 100%. Se invece vogliamo qualcosa di davvero ancora più grosso, qui abbiamo la versione da 17 che può essere configurata con praticamente di tutto, quindi 4090 con un TDP di 175 watt, 13980 HX, anche questo sfruttabile al 100% con il max TDP, e il tutto è reso possibile da questo sistema di dissipazione con vapor chamber e 4 ventole che vanno a buttare l'aria fuori ai lati. Altra novità è per quanto riguarda gli alimentatori, infatti nella versione da 16 abbiamo una versione anche leggermente più piccola che però garantisce sempre fino a 240 watt totali. Quindi con questa statua gigante io vi saluto, questo era tutto dallo stand di Gigabyte, in questo caso non tantissime novità ma alcune molto carine. Per quanto riguarda il sistema di sblocco spero davvero che venga incluso anche nelle fasce più basse perché è davvero davvero comodo e farebbe piacere probabilmente a molti. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, che cosa vi è piaciuto di più, e da Blink anche per questo video del Computex 2023 è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Vi ricordo che è disponibile Blink My PC, il sito perfetto per essere sicuri di realizzare il proprio nuovo computer al meglio spendendo il meno possibile, realizzando configurazioni personalizzate oppure scegliendo tra quelle proposte in base al prezzo desiderato. Ovviamente non mancano le offerte in tempo reale, recensioni, articoli e il merchandise. Trovate il link in descrizione.